colpevole in tutte le sconfitte, perché sono il primo responsabile del motivo per cui accetto quei cuori che ho sentito oggi, accetto le critiche come ho sempre fatto, e quindi è chiaro, non è che nella partita di oggi mi sento colpevole, in tutte le partite posso fare di più, così come possono fare di più tutti i miei calciatori, ma nella gara di oggi, nella sconfitta di oggi, soprattutto per quello accumularsi di gare in casa perse, oggi c'è da chiedere scusa e lo faccio io a nome di tutti, perché sono io l'allenatore, sono io il primo responsabile di tutto ciò che viene prodotto sul rettangolo verde. E quindi quello che ho sentito oggi lo accetto e credo che sia giusto, perché abbiamo perso in maniera brutta, in una partita dove bisognava vincere così come le altre, ma forse qualcosa in più oggi potevamo farlo. Ecco, appunto, mister, questo non la preoccupa, perché grazie. Lei è arrivato qui ad Avellino in una fase delicata, però parlavamo di inizio stagione, con i risultati, ma soprattutto con le prestazioni. Lei aveva convinto la piazza, lo dimostrava anche la classifica, era riuscito a dare un'identità di squadra nonostante i tanti, troppi infortuni che c'erano stati, addirittura c'è stato un periodo dove si è letteralmente inventato la difesa. Adesso invece che ha praticamente l'organico quasi a completa disposizione, con tante soluzioni, tante scelte, dal punto di vista del gioco, e anche i risultati lo dimostrano, abbiamo avuto un'inversione di tendenza clamorosa, pazzesca, perché oggi non abbiamo praticamente giocato, ad eccezione di qualche scambolo di partita, non siamo quasi mai stati pericolosi, abbiamo dato praticamente il centrocampo in mano a Messina, ma soprattutto vediamo squadre che hanno un'identità di gioco e noi in questo momento sembra che non ce l'abbiamo. Sì, sono d'accordo con lei quando dice che nelle partite iniziali e nelle difficoltà probabilmente abbiamo dimostrato di essere squadra più di quanto lo stiamo dimostrando ora. È chiaro che quando si hanno queste difficoltà bisogna rimanere comunque compatti, bisogna stare insieme e capire cosa si può fare di più. Se andiamo nell'analisi della gara, è vero che abbiamo concesso delle situazioni in mezzo al campo perché loro avevano un giocatore come Mausso che lavorava alle spalle dei nostri due mediani, però in quelle circostanze non aveva mai creato situazioni di pericolo. È chiaro che abbiamo perso una brutta partita, è chiaro che non è stata una delle migliori, è stata una partita fatta un po' con sofferenza in alcuni momenti, ma in altri la squadra ha cercato di creare, ha cercato di mettere pressione agli avversari. Nel primo tempo siamo arrivati davanti alla porta con Sgarbi ed era solo lui e Fumagalli, siamo stati un po' timorosi con D'Ausilio negli scambi a ridosso dell'area di rigore, che era un po' la soluzione che cercavo di ottenere con un giocatore sia con lui che con Sgarbi per dare meno riferimenti agli avversari. È anche vero che nelle partite precedenti, quando c'era un'identità precisa ma era accompagnata dai risultati, tante cose venivano mascherate. Non eravamo il Real Madrid, eravamo una squadra sicuramente più compatta e che prendeva sicuramente meno gol. Oggi la cosa che più mi dà dispiacere e mi fa rammarico, chiaramente è il risultato, ma il fatto di prendere gol troppo facilmente, perché anche oggi su un calcio d'angolo, su una situazione dove si poteva tranquillamente evitare un duello aereo con i giocatori che abbiamo, poi si poteva evitare di prendere quel tipo di gol. Ecco, mister, Rigione, una scelta tecnica, anche su 45esimo. No, non è stato un infortunio, è stata una scelta tecnica, avevo bisogno di una manovra più veloce dietro, eravamo troppo lenti e ho deciso di mettere Marco in quella zona del campo, essendo un centrocampista ha una visione diversa, un tipo di calcio diverso, una qualità diversa che in passato ci ha dato e speravo di ottenere qualcosa in più facendolo, arretrandolo sulla linea di difesa. Va bene, la vicina aveva detto che sarà stata di essere un po' più imprevedibile senza per desinfrenesia.
oggi ho visto il contrario di quello che mi ha chiesto. E poi le chiedo, lei ha parlato un po' fa del cambio all'inizio del secondo tempo, ma non era meglio a quel punto, visto che stavamo già sotto, avere anche un atteggiamento più positivo, giocare a 4, a sganciare anche per farsi con la testa a sinistra, visto che il tiro insomma ha inciso poco nulla su quello versante? Beh, è chiaro, quando io preparo la partita, ho un'idea di quello che potrebbe essere la partita. Non è possibile che ogni volta quello che io penso poi si rispecchia in quella che è la partita che si sviluppa. L'idea di mettere i due tre quarti, le due punte, era quella di dare pochi riferimenti alla linea di difesa avversaria. Avevo bisogno che attaccassero molto di più gli spazi, avevo bisogno che lavorassero molto di più con le catene tra attaccante esterno, quarto e braccetto, cosa che abbiamo fatto poco con troppa timidezza. Per quanto riguarda poi l'essere più propositivi, è chiaro che mettendosi a tre si pensa che una difesa a tre sia una difesa che lavori più in prevenzione. Ci avevamo da una parte Cionek che spingeva e spesso e volentieri è arrivato a creare delle situazioni di superiorità numerica nella metà campo avversaria, dall'altra parte con Frascatore che entrava nella metà campo avversaria cercando di creare superiorità numerica. Mettendosi a quattro i due centrali devono rimanere bloccati lì e si fa fatica. È chiaro che poi col senno di poi si può prospettare, si può pensare di farsi qualsiasi altra cosa. Ma mettendosi a quattro poi avevo bisogno di giocatori con le caratteristiche di D'Ausilio e Sgarbi, che non ne avevo. Avevo Russo, ma Russo ha bisogno ancora di entrare al meglio della condizione, e quindi non era in quel momento secondo me la soluzione più giusta. Invece mettendo le due punte con Marconi e Gori e cercando di mettere questa palla lì dentro l'area di rigore, siamo riusciti a creare qualche situazione di pericolo che non abbiamo sfruttato. Credo, se non ricordo male, Marconi una di testa l'ha avuta andando di poco fuori, un paio di volte la palla ha attraversato tutta l'area, tutta la porta, la linea di porta, e nessuno è riuscito a colpire l'ultimo, a fare l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro, ed era quella l'intenzione, e in parte ci siamo riusciti. Però per quanto visto oggi, per la partita di oggi, è chiaro che c'è tantissima delusione e c'è da chiedere scusa e basta, poi le altre cose diventano superflue. Mister, le faccio una domanda un po' antipatica. Nel momento in cui lei dice che non sempre si rispecchia quello che si è studiato, ha pensato in settimana, allora significa che la squadra o qualche calciatore non lo serve più? E le chiedo, ha avuto modo già di confrontarsi con la proprietà, con la dirigenza di queste venute? Significa che la partita era stata preparata per lavorare sia con la catena di sinistra sia con la catena di destra, avendo come vertice due giocatori di profondità come D'Ausilio e come Sgarbi. Sgarbi in questo momento sta attraversando un periodo particolare perché ha perso un po' di lucidità nella condizione fisica, e D'Ausilio era la prima partita che faceva dall'inizio. Ma queste giustificazioni, queste motivazioni non devono passare assolutamente come un alibi, perché sennò poi domani si parla di alibi e di quant'altro. Oggi noi potevamo, io per primo, si poteva fare di più, molto di più, ed è il motivo per cui sono qui a chiedere scusa alla gente che oggi mi ha fischiato in prima persona e insieme a me e i miei ragazzi. Ed è il motivo per cui ci assumiamo le responsabilità di quanto fatto nella gara di oggi. Si è confrontato con qualcuno? No, a caldo non parliamo mai della partita, perché preferiamo comunque parlare con più lucidità, con più serenità. Mister, le chiedo anche se a questo punto